Allora, vi dico subito che io non ho nulla contro il Milan. Chi mi conosce lo sa, cerco di essere abbastanza sportivo, onesto nei miei commenti. E quindi questo video non è assolutamente contro il Milan né a favore dell'Inter. Volevo parlare del derby che ci sarà il 22 settembre, se non erro. Insomma, non questa domenica, ma la prossima. E già si comincia a parlare di questa partita. E nella fattispecie di Abram, questo video, diciamo, è incentrato sulle sue parole, su quello che ha commentato, quello che ha detto, no? Per quanto riguarda questo derby. E quindi voglio parlare proprio di questo argomento, perché è un po' il dente avvelenato nei suoi confronti, lasciatemelo dire. Vabbè, adesso ve ne parlerò, non prima di avervi salutato. Un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli, direttamente dal traffico del grande raccordo anulare di Roma, sempre perennemente bloccato come ogni mattina. E quindi mi dedico un po' a voi, amici ed amiche, che invito a supportare questo video con un bel like. Non vi dimenticate il bel pollice alzato, che non costa nulla, e anche una bella iscrizione, che ugualmente non costa nulla, è gratuita. Ho anche un secondo canale che tratta di calcio. Potrai trovare il link in descrizione qua sotto, Caffarelli Solo Calcio. Se vuoi seguimi anche su Instagram e su TikTok, se vuoi, altrimenti l'importante è che tu lo faccia qui su YouTube. Allora, il calciatore in questione è Abraham, come vi ho detto all'inizio, e le sue parole per questo derby sono state le seguenti: sogno di essere decisivo nel derby, voglio vincerlo a tutti i costi e fare il gol della vittoria. 1-0 per il Milan e tutti a casa. Allora, io non lo so se andrà a finire così come dice Abraham, no? Perché tutto può essere nel calcio, per carità. Sinceramente non auguro né al Milan né all'Inter di vincere. Io sono neutrale, come sapete tutti. Ammiro chi gioca bene al calcio e l'Inter quest'anno, come l'altro anno, lo fa in maniera fantastica. Questo possiamo dirlo, no? In una maniera bella da vedere, anche per chi non è tifoso dell'Inter. Il Milan l'altro anno è arrivato secondo, sì, però è arrivato a 20 punti dall'Inter, insomma, e quest'anno ha cominciato male, male, male. E quindi già si trova ad un bivio il Milan di Fonseca, sempre se sarà di Fonseca al derby, non lo so a questo punto, perché ci sarà una partita, ecco, sabato con il Venezia, non lo so. Il Milan è capace di tutto, non gli sto portando sfiga assolutamente, no? Quindi diciamo che sulla carta è favorita l'Inter, però il derby è una partita a sé. Io voglio dire soltanto una cosa, Abram. Tu che ti sei permesso di dire che la Roma è di un livello inferiore del Milan, e magari dal punto di vista della storia ci può stare. Per carità, il Milan è pluridecorato, ma invece per quanto riguarda questo campionato io non lo vedo proprio bene il tuo Milan, caro Abram, eh? E poi tu vuoi segnare il gol della vittoria? Ma neanche giochi. Ma secondo te sarai utile a questo Milan? Sarai decisivo? Secondo te? Io non credo proprio, perché secondo me ti fanno giocare in Coppa Italia, o magari quando qualcuno proprio si fa male e sono costretti a metterti, perché tu sei un calciatore che sta in prestito, non sei di proprietà del Milan, e quindi non ti vogliono far mettere in luce, non vogliono far giocare te. Tu sarai destinato a fare panchina, mio caro Abram. E poi voglio dirtela tutta: stai attento a dire queste frasi, stai attento a dire queste parole, perché io ancora mi ricordo i vari Calabria, i vari chi era? Bennasser, non mi ricordo, che dovevano affrontare l'Inter per il derby scudetto, no? Vi ricordate? Assolutamente l'Inter non vincerà
il derby, non vogliamo fargli vincere lo scudetto proprio in questa partita. Zdeng, è arrivata la batosta, è arrivata la sconfitta e l'Inter ha vinto proprio lo scudetto nel derby. Perciò stai attento a dire queste frasi, Abram, come dovevi stare attento a non parlare male della Roma, che è proprietaria del tuo cartellino. Sei ancora di proprietà della Roma e quindi potevi dire alcune frasi, alcune parole in maniera un po' più delicata, in maniera un po' più sensibile. Non gettare fango sul tuo club, perché è ancora il tuo club la Roma. E adesso vuoi fare il fenomeno, vi segno, vinco, sogno. È giusto sognare poi. Giusto sognare poi. Poi ti risvegli e dici, oh, ma che bel sogno. Che bel sogno che è stato. Giusto un sogno può essere. Guarda che tu segni un gol decisivo nel derby della vittoria. Della vittoria con un gol tuo. Abraham, un po' più di umiltà, non me l'aspettavo da te, che eri un calciatore, una persona così, un personaggio del genere. Umiltà, umiltà nella vita e soprattutto nel calcio, perché devi rispettare il tuo club, devi essere più realista, non dire vinco il derby con un gol mio, l'ho sognato stanotte. Ecco, giusto sognatolo puoi avere. Io ragazzi, guardate, certi calciatori non li capisco, perché fanno queste dichiarazioni poi dopo che gli si ritorcono contro. Ma adesso che ha detto queste frasi, no? Pensate voi se l'Inter vincesse il derby e lui neanche giocasse, neanche venisse preso in considerazione da... Pensate un po', se non venisse preso in considerazione da Fonseca. Neanche un minuto. Ma come fai a fare certi discorsi, Abraham? Ma ti sei proprio rivoltato il cervello. Ma poi l'Inter, lo stiamo vedendo tutti che squadra è. Una squadra fantastica. Non alimentare così, no? Per carità, lo so che volete che il Milan vuole vincere il derby. È normale, no? Mica non è che parte... col fatto di dire no, un altro noi lo perdiamo il derby, no, giustamente, però neanche così sfacciatamente come hai dichiarato tu, vinciamo 1-0 con un gol mio. Oh, Abraham, ma giochi contro l'Inter, è una delle squadre più forti d'Europa. Un po' di rispetto, tu non hai più rispetto di nessuno. Non lo so che cosa ti ha detto il cervello ultimamente, non lo so. Ragazzi, scusate per questo mio piccolo sfogo. Per carità, come ripeto, non ce l'ho con il Milan né con i tifosi del Milan, assolutamente. Però ce l'ho con questo giocatore in particolare. Ragazzi, mi è rimasto qua. E poi fa queste dichiarazioni pre-derby, un po' azzardate secondo me. Non lo so. Questo è il mio pensiero. Vorrei sapere tu cosa ne pensi che stai guardando questo video. Spero che l'hai visto fino alla fine, magari scrivimelo, lascia un like. Se non ti sei iscritto al canale, ti invito a farlo, mi farebbe molto piacere. Enrico Caffarelli ti augura una buona giornata. Ciao a tutti.